Ciao Michele, oggi era importante vincere, ma ancora di più ritrovarsi. E, diciamo, la strada sembra quella. Sì, sì, no, oggi era importante dare una risposta a noi stessi, alla nostra gente, alla nostra proprietà, perché sicuramente era una partita delicata dove il risultato, noi siamo giudicati per questo, siamo stati giudicati per via del risultato. Penso che il risultato non passi mai attraverso una non prestazione, o meglio, può passarci una volta, ma dopo, quando fai la prestazione, quando metti in campo carattere, grinta, passione, sommate alle nostre grandi qualità davanti, penso che possiamo diventare una squadra importante. Tre punti importanti che ridanno morale, senza dubbio, che allontanano le nubi, ma ci sono dei problemi anche in fase, dico, in mediana e dietro. Cioè, l'Ascoli non è apparso perfetto, ci sono ancora molte cose da migliorare, sei d'accordo? Sì, sì, beh, ma sicuramente noi oggi abbiamo dato una risposta che su quello in cui eravamo chiamati a rispondere. Penso che per un calciatore, almeno per quanto mi riguarda, ma sono sicuro che per tanti miei compagni, quando ti dicono che giochi senza cuore, senza anima, penso sia l'insulto peggiore. E quindi in queste partite sicuramente io per primo avevamo dato meno di quello che potevamo dare. Oggi era importante dare una risposta sotto il profilo del carattere, della voglia, del cuore, dell'anima. Penso che questa risposta, che era quella che oggi serviva, c'è stata. In più c'è stata una vittoria che per noi diventa sicuramente salutare, ma che non deve pensare che risolva, come lei ha detto, i nostri problemi. Sicuramente abbiamo delle cose su cui dobbiamo migliorare, lo sapevamo prima. Da domani inizieremo a lavorarci, analizzando le cose di buono fatte, le cose di sbagliate che abbiamo fatto, perché tra 4 giorni ci aspetta una partita importantissima. Come ti senti, diciamo, fisicamente? Oggi hai giocato molto, fino alla ripresa, diciamo, hai offerto un valido contributo. Martedì sera si torna di nuovo in campo, diciamo, ti senti di essere fresco e disponibile per il mister? Sì, no, io oggi mi sentivo bene. Sicuramente per me non era una partita come le altre, avevo una carica agonistica contro la mia ex squadra importante, quindi ho giocato molto di nervo, molto di carattere, di voglia, avevo voglia di rivincita. Sicuramente ci tenevo tantissimo che questa partita andasse come è andata, quindi sono a disposizione assolutamente. Adesso recupereremo, abbiamo la fortuna di avere un giorno in più per recuperare, perché abbiamo giocato di venerdì, quindi da domani faremo la conta di quelli che stanno bene e male, però poi avremo altri 3 giorni per preparare la partita e poi sarà il mister che farà le sue scelte in maniera molto tranquilla e serena, dato che oggi è arrivata una vittoria, quindi sicuramente saremo molto più sereni. Ecco. Ciao. L'incontro con i tre ultras, non so quanti erano, insomma, che vanno, è stato importante anche quello, perché vi hanno dimostrato stima, no? Affetto, e no, di solito quando vanno al campo vanno lì, invece vi sono stati vicino e vi hanno stimolato, no? Vi hanno spinti dicendovi di stare tranquilli, che loro comunque ci sono. Sì, sì, no, è stato un incontro molto civile, educato. Cioè, questo vi ha fatto scendere in campo magari leggermente meno tesi, forse, oppure... Sì, sì, no, ma sicuramente noi è stato un incontro molto distensivo, anzi ci hanno dato, ecco, la loro, ci hanno teso la mano, ci hanno detto che loro sono con noi, ma io penso che lo sono sempre. Penso che noi abbiamo il dovere di offrire prestazioni sotto la forma del carattere, sempre almeno come queste. Dopo tutto dopo viene, sappiamo che abbiamo giocatori di qualità, giocatori importanti, abbiamo dei ricambi, e quindi sappiamo che però di base ci deve essere questo. Se non c'è questo di base, la squadra fa fatica, soffriamo contro chiunque, possiamo perdere contro chiunque, quindi penso che oggi deve essere non un punto di partenza, perché altrimenti sembra che per 3 mesi non abbiamo lavorato, deve essere
un importante traguardo ottenuto della vittoria, perché vincere non è mai facile e dobbiamo continuare su questa strada con grande equilibrio. L'esultanza nel finale, la dice lui. Sì, sì, no, ci siamo dati. La mia, sì. Anche la tua esultanza subito dopo il fischio finale. Sì, sì, beh, avevo una bella carica. Sarei ipocrita a dire che non ci tenevo a vincere questa partita, quindi penso che, ecco, mi dispiace per i miei ex compagni, assolutamente, con loro c'è grande stima, grande affetto, però sono sicuro che capiranno. Vabbè, diciamo che quest'anno è stata meno indolore la sconfitta per loro rispetto a quella dell'anno scorso. Sì, sì, no, sicuramente non è stata la stessa cosa, io ero partecipe di quella sconfitta e vi assicuro che non è stata la stessa, ecco, però. Sì, sì, no, beh, dai, ma loro sono un'ottima squadra, giocano a calcio, sicuramente otterranno buoni risultati perché hanno un'identità, sono un'ottima squadra, quindi a maggior ragione la vittoria di oggi dobbiamo godercela, perché non abbiamo vinto contro una squadretta, abbiamo vinto contro un'ottima squadra. Perfetto, grazie. Grazie. Buon allenamento alle 11. Ciao Luigi. Ciao.